Ciao a tutti, bentornati alla rubrica Cucina e Medicina di New Video Web TV. Il benvenuto da Mirko Di Marcello, Lino Lallone alla regia e in studio il nostro dottor Pietro Campanaro. Salve a tutti. Allora, oggi andremo a realizzare una ricetta di cui poi il dottore ci parlerà ampiamente, che è una semplice insalatina di ravanelli e cetrioli con un petto di pollo grigliato. Prima di vedere gli ingredienti, sigla! Gli ingredienti per questo piatto sono naturalmente un petto di pollo, una fettina di petto di pollo che ho fatto tagliare un po' più spessa perché l'andremo a grigliare e poi a tagliare all'estate la modi tagliata, della misticanza, erba cipollina o coriandolo, qui abbiamo dei semi, questi sono semi di chia, vanno bene anche semi di sesamo, cetrioli, mango, ravanelli, poi aceto di mele e acqua. Allora, prima, mentre io lavorerò, poi il dottore vi parlerà ampiamente di questo piatto, vi dico solo quello che andrò a fare per il momento, poi vi specificherò meglio. Taglierò il mango a cubetti e l'andrò a frullare con aceto di mele e acqua per creare una salsina con la quale andremo poi a condire la nostra insalata. Dottore, a lei la parola. Grazie, grazie. È un periodo questo in cui è necessario per il corpo ringiovanire, tornare praticamente ad un nuovo vigore. Si esce dall'inverno e si va verso una stagione, attraverso la primavera, verso una stagione estiva. Quindi la parola d'ordine è quella di assolutamente mineralizzare e vitaminizzare. Quindi tutto quello che potrebbe essere molto molto utile per questo scopo, ovviamente lo dobbiamo fare. E ovviamente per ottenere questo scopo molto molto utili sono gli alimenti vivi, gli alimenti crudi, come quelli che per esempio possono darci le verdure fresche di stagione, i frutti che sono ricchi di alcune vitamine, di alcuni minerali particolarmente importanti. Ecco, il mango è un frutto che è particolarmente ricco di vitamina C, ha una buona capacità, un buon contenuto di minerali, non è particolarmente calorico e quindi si adatta molto molto bene anche come sapore, anche perché favorisce le funzioni digestive, come sapore ha tanti piatti, tante insalate e quindi quello che ci sta proponendo Mirko è un piatto unico in cui c'è un mix di proteine, un mix di minerali, di vegetali e nello stesso tempo abbiamo anche alcuni nutrienti e fitonutrienti che saranno molto molto utili per detossicare. Teniamo presente che in questo periodo il fegato ha soprattutto bisogno di molta pulizia, i reni hanno bisogno di molta molta pulizia, quindi tutte quelle verdure che hanno un effetto antiossidante ma soprattutto un effetto detossicante e diuretico o anche quei frutti sono particolarmente indicati. In particolar modo il mango è anche ricco di vitamina A, per cui in questo periodo in cui la vista si deve adattare ad una maggior luce, un maggior quantitativo di luce solare, è particolarmente utile perché aiuterà in qualche maniera la vista ad adattarsi meglio. La vitamina A è anche importante per la pelle, per la preparazione e l'esposizione alla luce solare, quindi in questo periodo tutto quello che è ricco di vitamina A, tutto quello che è ricco di beta carotene, quindi anche le carote, è particolarmente utile ed indicato per aiutare a preparare il corpo e soprattutto la pelle. Un'altra cosa molto molto importante per quanto riguarda il mango è che il mango ha un effetto leggermente lassativo, quindi aiuta, oltre che diuretico, leggermente lassativo, quindi per la presenza di fibra aiuta anche a migliorare le funzionalità intestinali e soprattutto in questo periodo è molto molto importante perché una pulizia intestinale insieme a tutti gli altri componenti che abbiamo visto in questa ricetta e che contribuiranno alla completezza di questo piatto aiuteranno a migliorare sicuramente le funzionalità intestinali. Oltre al mango, tra i vari ingredienti abbiamo visto anche
la misticanza. La misticanza che è una tipica verdura che possiamo trovare in questo periodo, fatta da tanti tipi di vegetali, ognuno dei quali ha una sua caratteristica, una sua peculiarità, ma soprattutto, come tutti i vegetali praticamente che possiamo trovare in primavera, sono particolarmente ricchi di fitonutrienti, oltre che di minerali di vitamine, perché stanno venendo fuori in questo momento, come dire, un po' delle primizie che ci danno il massimo del loro carico. A questo proposito, a tal proposito, vorrei ricordare sempre quello che è definito il tempo balsamico per un alimento, soprattutto per un vegetale, cioè il momento in cui migliore la sua capacità, la sua qualità, perché matura proprio in quel momento ed esprime al massimo le sue potenzialità. Quello che dico sempre, è inutile andare a mangiare un pomodoro, anche se pomodori li abbiamo praticamente tutto l'anno a dicembre, quando noi possiamo avere il massimo della potenzialità del pomodoro in un periodo come quello di maggio, giugno, luglio, agosto e così via, e così vale per tante altre cose. E allora, a parte il fatto il mango che è un frutto, tra virgolette, esotico, ma possiamo trovare sempre, le altre cose, se ci facciamo caso, sono tipicamente stagionali e quindi ovviamente ci daranno anche tantissima potenzialità. Benissimo. Allora, io non ho fatto nulla di particolare, ho semplicemente tagliato il mango, che useremo metà per frullare, per creare la salsina, e metà la metteremo proprio nell'insalata. Volevo solo farvi vedere, sicuramente lo saprete come si taglia un mango. Tagliamo, praticamente dobbiamo estrapolare la parte dura, la parte dell'osso, quindi tagliamo, diciamo, di qua e di là la parte del mango, pratichiamo delle incisioni così, e dopodiché, come vedete, lo possiamo estrarre a cubetti direttamente così. Allora, molto velocemente, prima di ripassare la parola al dottore, andiamo a creare questa salsina, quindi mettiamo metà mango, aceto di mele, diciamo per metà mango un 2 cucchiai di aceto di mele e 2 cucchiai di acqua fredda. Frulliamo il tutto. Ok, il nostro condimento è pronto, lo togliamo e lo mettiamo da parte. Nel frattempo io vado a grigliare semplicemente il petto di pollo. Se volete potete farlo direttamente così, oppure lo insaporite con un po' d'olio, sale e peperoncino. La vostra scelta, naturalmente naturale, è più sano. Assolutamente sì, anche nella scelta del petto di pollo per questa ricetta alleggerisce molto il contenuto in termini di grassi e di proteine, perché sappiamo tutti che il petto di pollo è leggermente meno proteico e meno grasso rispetto alla carne rossa, quindi anche questo, nell'ottica di questo periodo, come dire, di detossicazione e di mineralizzazione, è molto molto utile. Ricordo che il petto di pollo, tra l'altro, è utilizzato molto in pratica sportiva, per cui questo potrebbe essere anche un ottimo piatto corroborante per chi pratica sport, anche per poter fare un pasto completo, magari abbinando qualche piccola forma di carboidrato, che potrebbe essere un po' di pane, delle gallette di riso, un po' di riso basmati per accompagnare, e diventa veramente un piatto unico, perché avremo dei carboidrati a lento assorbimento per quanto riguarda gli zuccheri, avremo delle proteine, avremo dei sali minerali, avremo delle vitamine, avremo dei fitonutrienti, e quindi tutto quello che veramente, pochi grassi, quindi tutto quello che veramente può essere molto molto utile per quanto riguarda la funzionalità corretta del corpo. Un'altra cosa che è particolarmente utile e soprattutto presente in questo piatto è il discorso, è un altro ortaggio che tra un po' esprimerà al massimo le sue potenzialità, e sono i cetrioli. I cetrioli noi ovviamente li conosciamo perché sono parte integrante della nostra alimentazione mediterranea, e quando dico mediterranea è perché veramente sono conosciuti un po' tutto il Mediterraneo. Pensiamo alle famose insalate greche, dove il cetriolo è molto molto presente, perché tutto il bacino del Mediterraneo conosce questo ortaggio, mentre alcuni altri, per esempio, invece sono, come dire, forse un po' meno noti.
però il cetriolo ha tantissime proprietà. Intanto il cetriolo fa parte della famiglia delle cucurbitacee, quindi è della stessa famiglia del cocomero, della zucca e così via, quindi diciamo che le proprietà sono anche le stesse, quindi particolarmente ricco di vitamina C e di vitamina A. Lo abbiamo detto già prima, la vitamina A molto utile per la circolazione, per la vista soprattutto, e la vitamina C molto molto utile e particolarmente indicata per la circolazione. Quando ci si espone al sole, si torna al mare, la pelle tende ad essere praticamente bombardata da raggi ultravioletti e anche i capillari tendono a soffrire un pochettino di più. Allora, l'utilizzo della vitamina C, che è particolarmente utile per quanto riguarda il capillare, infatti è una vitamina capillaroprotettrice, particolarmente indicata proprio per far sì che magari si creino tutte quelle teleangiectasie, cioè quella presenza, quella fuoriuscita di capillari tipica di quando la pelle viene sottoposta ad un maggior stress termico e di radiazioni solari. Oltretutto sappiamo perfettamente che i cetrioli hanno un effetto astringente, un effetto diuretico, sono ricchi di fibra, sono poco calorici, quindi veramente i cetrioli a go-go, adesso che si cominceranno a ritrovare tra un po', perché veramente sono molto molto utili. Tra l'altro i cetrioli sono anche utilizzati tantissimo in cosmetica, per esempio le immagini delle dive con delle rondelle di cetrioli, o delle donne nei centri estetici con delle rondelle di cetrioli sugli occhi o sulla pelle. Perché? Perché se noi andiamo a attaccare il cetriolo, quella specie di sostanza appiccicaticcia o comunque che sentiamo sulle mani, in realtà è un potente astringente, sfiammante, diciamo così, che per la pelle è molto molto utile. Un'altra cosa che volevo dire è che i cetrioli sono particolarmente utili per chi soffre di acido urico, perché tendono ad abbassare l'acido urico proprio per la loro azione diuretica e drenante. Tante volte noi sentiamo parlare anche di prodotti, di acqua che aiuta a fare plin plin, che aiuta praticamente a tante cose, che aiuta il drenaggio. Ecco, i cetrioli praticamente sono degli ortaggi insieme ad altri ortaggi. Abbiamo visto che questa funzione, e vedremo che questa funzione ce l'hanno anche i ravanelli, hanno questa capacità di favorire di più la diuresi e quindi praticamente di aiutare a scaricare e anche praticamente a far lavorare meglio il sistema linfatico, che soprattutto nelle donne nel periodo in cui comincia il caldo tende ad essere sottoposta a maggior stress, perché tende a far trattenere un pochettino di più liquidi. Un'altra cosa molto importante, molto particolare dei cetrioli, è che sono, oltre che essere ricchi di minerali, anche ricchi di acido folico, e l'acido folico sappiamo essere molto molto importante sia per quanto riguarda alcune funzionalità del sangue, che sia per quanto riguarda alcune funzionalità del sistema nervoso, quindi aiutano anche a sostenere meglio lo stress nei cambi di stagione. Ecco, continuiamo nella nostra preparazione. Ovviamente è molto molto importante questa insalatina fresca, questa misticanza di verdure, che come vediamo sono di diverso colore. Perché è importante che praticamente una misticanza o comunque delle verdure siano di diverso colore? Perché ogni colore in natura ha una sua importanza, una sua funzionalità, dal verde che praticamente è ricco di clorofilla, filochinone, acido folico, vitamina K, al rosso che praticamente contiene degli antocianosidi che sono utili per la circolazione e sono dei potenti antiossidanti, e al giallo che normalmente troviamo anche in ortaggi tipo peperoni e similari, dove generalmente abbiamo, oltre alla vitamina A, tantissimo beta-carotene, e abbiamo già accennato a tutta la valenza e l'importanza di queste vitamine e di questi fitocomplessi. Una cosa che volevo dire ancora sui cetrioli è che sono particolarmente utili per chi ha una glicemia un po' alternante oppure addirittura il diabete, perché contengono sia delle fibre sia delle sostanze che aiutano a ridurre l'assorbimento della glicemia, quindi abbassano la glicemia. Quindi adesso che cominciano a trovarsi in maniera un po' più fresca, genuina, naturale, perché cominciano ad essere verdure di stagione,
sarebbe particolarmente utile per i diabetici, ma anche per chi vuole tenere più sotto controllo l'assorbimento degli zuccheri e della glicemia, quindi utile anche per dimagrire, mettere sempre dei cetrioli in un'insalata, oppure magari sappiamo che i cetrioli sono anche un'utilissima arma come spezzafame quando magari abbiamo un languore allo stomaco, quando magari abbiamo, come dire, un pasto un po' più leggero, quando abbiamo un po' più fame, abbiamo necessità di aumentare la volumetria, e quindi fanno tantissima volumetria, hanno pochissime calorie, hanno molte fibre, quindi sono un utile spezzafame. Altro ortaggio molto molto importante, i ravanelli. I ravanelli, che in realtà sembrerebbero, come dire, spesso vengono definiti degli ortaggi un po' poco utili perché quasi banali, in realtà i ravanelli sono molto molto ricchi di alcune sostanze particolari. Intanto hanno sempre un effetto molto diuretico e drenante, quindi sono particolarmente utili sempre in questo discorso che abbiamo detto della primavera come effetto detossicante e così via. Ma soprattutto i ravanelli sono poco calorici, sono ricchi di alcune vitamine B e di acido folico, e soprattutto i ravanelli hanno un'azione molto molto particolare, che combattono lo stress. Hanno un effetto particolarmente rilassante, curano, migliorano anche l'ansia, la tensione, e quindi per esempio sia mangiati il giorno, magari in un'insalata, sia mangiati la sera dopo un affaticamento, dopo una giornata stressante, oppure se magari si ha un po' più di difficoltà per quanto riguarda il riposo notturno, il prendere sonno, i ravanelli aiutano in questo senso, come pochi altri alimenti, perché aiutano praticamente anche la produzione di melatonina insieme a pochi altri alimenti, come dicevo, come potrebbero essere le ciliegie belle mature oppure il cioccolato. E quindi ovviamente i ravanelli sono molto più a buon mercato per quanto riguarda il discorso delle calorie, quindi inserirli in un'insalata, inserirli in un contesto in cui praticamente noi abbiamo tanti sali minerali, tante vitamine, tanti fitonutrienti, non fa altro che completare, come in questo piatto che stiamo per vedere, l'efficacia per andare a migliorare nettamente tutte le funzioni del corpo. Perfetto, io allora da oggi abuserò di ravanello proprio in maniera totale, non sapevo di questa cosa, utilissima. Allora, io nel frattempo ho semplicemente cominciato a comporre il piatto, ho tagliato l'erba di cipollina con un forbice, l'ho unito al mango che era rimasto, uniamo anche la misticanza. Uniamo i cetrioli. I ravanelli e, nel mio caso, semi di chia, altrimenti semi di sesamo. Ecco, qui parliamo di semi di chia, che sono sicuramente molto molto in voga attualmente. Mirko ha parlato anche di semi di sesamo e li conosciamo da tantissimo tempo. I semi sono delle particelle, degli ingredienti molto molto particolari da inserire magari nelle insalate oppure in alimenti come il pane, perché dal seme rinasce una vita, e quindi praticamente il seme ha tante proprietà intrinseche, tra cui anche per esempio degli acidi grassi essenziali e degli ossidanti, della vitamina E, particolarmente utile per andare a completare tutto quello che potrebbe essere già la completezza, perdonatemi il gioco di parole, di un piatto del genere. Quindi aggiungere i semi, che possono essere anche di zucca, che possono essere anche di papavero, serve sempre, soprattutto in questo periodo, a potenziare ancora di più l'efficacia di un effetto mineralizzante, detossicante e corroborante, energizzante, cosa che nei cambi di stagione è particolarmente utile per il corpo, perché appunto il corpo ha bisogno di tutto questo. Ovviamente non mancherà anche per completare il piatto dell'olio extravergine d'oliva, quello che poi ovviamente noi adesso in termini anglosassoni si definisce EVO, perché è ovviamente un alimento tipico della dieta mediterranea, è un ingrediente tipico, ma soprattutto è molto molto importante consumarne un certo quantitativo a crudo, perché questo
ingrediente, questo alimento particolarmente ricco di acidi grassi monoinsaturi, ha tantissime proprietà, proprietà lenitive, proprietà antiossidanti, va a combattere la presenza di grassi nel sangue, quindi abbassa il colesterolo, per esempio migliora anche la funzionalità digestiva, aiuta praticamente a funzionare meglio l'intestino. Vabbè, l'olio d'oliva, veramente ci sarebbe un elenco di diverse pagine per indicare tutte le proprietà. Oltretutto riesce a dare quella caratterizzazione particolare a qualsiasi piatto e quindi anche fa da legante. Per esempio, talvolta è anche utile per, come dire, far rimanere i semini agganciati alla foglia, e quindi, senza esagerare per carità, l'olio va sempre utilizzato a crudo almeno nell'ordine di 2-3 cucchiai da minestra al giorno, perché in questo caso riesce veramente a dare tutto il massimo della sua potenzialità. Addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda il consumo di olio extravergine d'oliva a crudo al giorno nell'ordine dei 40-50 grammi. 40-50 grammi sono circa 4-5 cucchiai di olio, quindi non dobbiamo aver paura di condire magari della pasta semplicemente, piuttosto che un contorno, piuttosto anche che metterlo semplicemente su una fetta di pane con delle fette di pomodoro, che diventa praticamente una merenda estiva o comunque anche un piatto veloce, un pasto veloce per poter dare energia al corpo. Consumiamo l'olio nella quantità giusta senza esagerare, perché tutte le potenzialità che l'olio ci può dare sono veramente incredibili. Perfetto. Io nel frattempo, come vedete, ho tolto il petto di pollo dalla piastra e l'ho tagliato a listarelle. Adesso andremo a comporre il piatto. Avete due possibilità: unire il pollo all'insalata e mescolare tutto insieme con la salsa di mango che avevamo preparato in precedenza, oppure fare un letto di insalata e mettere il petto di pollo sopra, come farò io, andrò a fare io, lo preferisco. Abbiamo fatto una quantità abbastanza abbondante. Ecco, ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte, quindi la preparazione è sempre molto molto importante e fondamentale. Guardate questo piatto, c'è il verde, c'è il giallo, c'è il bianco, c'è il rosso del bordo dei ravanelli, c'è il rosso della verdura della misticanza. Ultimamente si parla tantissimo di alimentazione fatta a colori, i colori della salute, i colori dell'alimentazione, no? Dove, come dicevo prima, il rosso sono gli antiossidanti, il verde praticamente anche essi sono antiossidanti, il giallo è vitamina A, beta carotene e così via. Quindi in questo piatto, dove abbiamo tantissima fibra, tantissimi antiossidanti, tantissimi minerali, tantissime vitamine, anche la giusta quota di proteina, con un piccolo abbinamento di carboidrato, abbiamo fatto veramente bingo per quanto riguarda la possibilità di dare al corpo tantissimo in termini di energia e soprattutto anche in termini di detox, come si dice in termine tecnico, per favorire tutte le funzioni dell'organismo e del corpo. Ecco qua, abbiamo composto il nostro piatto e andiamo a condire. Forse potete anche farlo prima sull'insalata, aggiungere qualche cucchiaio di salsa di mango. Benissimo, la ricetta di oggi è ultimata, abbiamo preparato, ripeto, del petto di pollo grigliato con un'insalatina di ravanelli, cetrioli e salsa di mango. Dottor Campanaro, vuole chiudere o vuole... Diciamo che questo piatto, come ho già avuto modo di dire, magari rischio di essere ripetitivo, è veramente il top per quanto riguarda la mineralizzazione, la vitaminizzazione, la giusta quota di proteine, di minerali, di fitonutrienti, quindi possiamo dire che in questo periodo è veramente un toccasana per quanto riguarda il nostro corpo, e quindi buona energizzazione a tutti. Benissimo. L'appuntamento è alla prossima puntata di Cucina e Medicina. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Da Mirko Di Marcello e Pietro Campanaro e Lino Lallone alla regia per New Video Web TV. Un saluto e alla prossima puntata. Arrivederci.